Plane con Dr. Game e Maolo. Buongiorno a tutti voi cari pazienti della voce di Dr. Game e dal buon Maolino, sempre qui nel negozio in via Biscottini di... Via Maretti 3/Cipoirino. Non no, è difficile. No, biscottini orripilanti. Orsetti. Per una nuova puntata di Thank You for Playing, sempre qui con voi con un nuovo gioco. Stavolta andiamo sulla quattro ruote, sulla velocità, un gioco veramente bellissimo. Il gioco più bello della storia, dei giochi belli della storia. Su cui io sono una schiappa maledetta, come in tutti i giochi di corse. Giustamente, stiamo parlando di Sega Rally Championship. Un gioco del 1994, cura ovviamente. Chi l'avrebbe mai detto di Sega? Gioco ovviamente di corse, soprattutto in questo caso di rally, quindi sullo sterrato per prima cosa. Che gioco che stiamo ovviamente vedendo in questo istante. Stai già guidando? Sì, siamo partiti a bombazza. Eh sì, perché questo è un gioco di quelli che non si perde tempo, Qui si parte e via. Qui non si bada a spese. Esatto. Cheat. Un gioco che in questa versione lo stiamo guardando tratto dagli arcade. Sì, direttamente. Emulato direttamente da arcade. Ovviamente ne uscì anche all'epoca una versione per Sega Saturn. Sì, assolutamente. E poi molto dopo sono uscite anche varie conversioni anche per PlayStation, insomma, sì. PlayStation 2 e via dicendo. Sì. Questa versione qui effettivamente a mio parere è la migliore fra tutte. Anche perché... Sì. Sia come grafica, che come velocità, che come definizione, che anche come giocabilità è quella secondo me meglio riuscita. Sì, anche perché riprende direttamente la versione arcade. E Sega, come si dice, Sega Rally non è uno di quei titoli facili da emulare comunque. Ah sì, c'è sempre quella cosina che salta, quel baggozzo, quel glitch. Il 2 poi è una roba devastante da far girare, non ho mai ben capito perché. Comunque in origine la piattaforma era la Model 2 del Saturn, cioè scusate, la Model 2 di Sega, che poi su Saturn non ha potuto essere trasposto in modo 1-1, diciamo così, tant'è che proprio hanno dovuto riprogrammarlo da zero proprio in ottica dell'uscita su console. E infatti la versione Saturn non è uguale, precisa a quella arcade. Cambiano alcune cose, cambia un pochino la sensibilità all'interno, insomma, del gioco, dello sterzo e tutto il resto, anche perché era stata ripensato sulla base del controller del Saturn, ovviamente non del volante, per quanto anche la versione Saturn funzionava con i volanti appositi. Ed fu anche un po' decurtata da alcune funzionalità, come ad esempio la possibilità di collegare più console tramite cavo Link e riprodurre in un certo qual modo il setting da sala con più cabinati collegati praticamente fra di loro, e quindi la possibilità di giocare più persone su postazioni diverse. Dato che quando hanno cominciato a programmarlo non erano ancora pronti gli strumenti ufficiali di Sega per la programmazione su Saturn ad alti livelli, per quanto la programmazione su Saturn sia mai stata ad alti livelli, ma vabbè, quello lì è un altro discorso. Che cosa successe? Non poté sfruttare effettivamente tutte le caratteristiche del Saturn, tant'è che appunto, come dicevamo, la modalità multiplayer qui è solamente un semplice split screen. Che, per carità, sempre meglio di niente, comunque. Esatto, poi successivamente, quando gli strumenti di Sega furono affinati, vennero prodotti giochi che effettivamente sfruttavano al 100% tutte le caratteristiche del Saturn. Sì. Tu che ricordi hai del Sega Rally? Mamma mia, io questo gioco veramente l'ho spolpato in sala giochi, poi vabbè su Sega Saturn, che te lo dico a fare, voglio dire, no? E ero discretamente capace, poi ovviamente adesso si vede che non è più così, ma pazienza, succede. No, è uno di quei i giochi preferiti di sempre, quei giochi che non smetterò mai di giocare, nonostante siano passati un sacco di anni anche in sala giochi. Se tu metti una coppia di Sega Rally, tu comunque i soldi a casa li porti, non porterai forse i miliardi, ma comunque si può tirar fuori qualcosa di buono, tranne di me che sto giocando. 1-0, ce l'ho fatta. Ovviamente la... Un pelino, come sempre. La prima... Comunque il director di Sega Rally, Kenji Sasaki, era un ex dipendente di Namco, che aveva lavorato a Ridge Racer al primo.
E quando arrivò in Sega, lavorò anche a Daytona USA. Time's up. Questo vuol dire una cosa sola. Però finito primo. Bah, vabbè. Game over, yeah! Bellissimo. L'accompagnamento sonoro di questo gioco è meraviglioso. A parte le musiche, ma tutti i vari, le varie voci del navigatore, dell'annunciatore, sono bellissime. Comunque, sto signor Sasaki, che aveva lavorato a Ridge Racer, quando poi entrò in Sega, decise, pensò insomma di variare un po' il setting insomma del suo nuovo gioco, per distaccarlo appunto da Sega Rally, da Daytona USA, che comunque corse su pista, Daytona USA giustamente, e da Ridge Racer, ormai del competitor, pensò bene di creare appunto un gioco su rally, quindi sui percorsi, deve andare a fare un capolavoro su sterrato, sì, perché proprio per differenziarsi dagli altri, se no non ci avrebbe mai pensato, detto, dobbiamo fare qualcosa di nuovo. Esatto. E tra l'altro ti dico una cosa, all'epoca i super mega fanboy, c'erano i sonari maledetti che dicevano: ma Ridge Racer è meglio di Cingarelli. Ma cosa ragazzi, a parte il fatto che comunque sono due giochi diversi, poi comunque non è vero. Ma sono due giochi diversi, si giocano in modo diverso, hanno anche un approccio diverso, devi avere a questi giochi, non è possibile paragonare. È come dire, è meglio Resident Evil o Tomb Raider? È meglio Resident Evil o Silent Hill? Sono tutte e due. Vabbè, lì si potrebbe un po' parlarne, no, però vabbè. Sono due giochi diversi anche quelli, fanno paura per motivi diversi. No, comunque, Cingarelli, niente da dire, cioè, assolutamente. Ma facciamolo vedere, perché io giustamente ce l'hai qua, lo tiri fuori? Io lo vengo a sapere adesso che lo tiri fuori. Eccolo qua, nella versione per Sega Saturn. Hai capito. Mettiamo così magari me lo metto a fuoco, eccolo qua. Mette a fuoco che gli dà fuoco. Le solite custodie Sega Saturn, in questo caso, europee, che si distruggevano solo a guardarle. Però mi piacevano comunque. Cioè, aveva un po' un manualetto. Sì, che pesava 6 quintali e non c'era scritto niente. Qui però c'era il dischetto, è un manuale da 10.000 pagine. Tra l'altro non sei fastidioso, ma non sei fastidioso. Mortacci tua. Vabbè, ricordiamo che se arrivavi primo tramite un cheat, sbloccavi la Lancia Stratos. Ah, beh, sì. La mitica Lancia Stratos. Ma molto bello. Il trucco, devo andarmelo a guardare. La versione Saturn, tra l'altro, col fatto che è stata riprogrammata, venne riconcepita anche nella giocabilità in sé, cioè nel senso proprio nel sia nella grafica, perché comunque anche la grafica venne riprodotta da zero. Sì. Ma anche proprio nel modo in cui tu guidavi, quindi il joypad con tutta la sensibilità per poter riprodurre proprio il feeling della sala giochi anche utilizzando solamente il controller. Ci fu molto lavoro. Molti, e lì ovviamente tirano fuori le varie correnti di pensiero, perché molti dicono no, come quello da sala non esiste, Cingarelli su Saturn fa schifo. Molti invece dicono, secondo me, una buonissima conversione, anche perché chi secondo me fa questo paragone si dimentica della prima conversione di Daytona USA su Sega Saturn. Mamma mia. Daytona su Sega Saturn era veramente inguardabile. Il Championship Edition tanto quanto rimediava un pochettino a eventuali errori e orrori di programmazione, glitch contro glitch, cagate varie ed eventuali. Ovvio non poteva riproporre la sala giochi, quello abbiamo dovuto aspettare il Dreamcast, perché poi uscì Daytona USA 2001, che era fondamentalmente l'edizione perfetta di Daytona, perché aveva anche la grafica migliore. Ma già all'epoca di Daytona su Saturn si parlava veramente male, appunto perché la gente si accorse che con l'arcade non aveva molto a che spartire, cioè era orribile a vedersi. Tanto se arrivo primo e non arrivo. Comunque prima parlavamo del fatto delle voci, perché giustamente mamma mia, le voci. C'è sempre il commento, insomma, le indicazioni del navigatore. Purtroppo non c'è. Che ti dice easy right, easy left, cioè ti dice quando devi girare. Poi se ne esce con long right, maybe, forse. Viene l'ansia per una cosa del genere. Cioè, maybe. Questa è una cosa che ha sempre fatto molto ridere. E anche nel sottobosco degli appassionati di sale giochi, insomma, ci faceva ridere. Poi, effettivamente, andando un pochino a capire, è una terminologia che si usa nel rally, perché praticamente ti indica il navigatore delle possibilità non previste, capito? Sì. Come ad esempio, che ne so, che magari nella curva trovi la chiazza d'acqua perché ha piovuto, no? O magari
per te, per le tue capacità da guidatore, quella curva facile a destra potrebbe magari essere un pochino più difficile da affrontare. Fra, non è che fria. Capito che magari non è proprio... potrebbe non essere nelle tue corde, allora lui ti fa, ti, te la mette un pochino in modo ipotetico, maybe, ma forse è facile verso sinistra, forse, cioè nel senso, vedi te se te la senti, se no frena, cioè capito, è questo. Se proprio non vogliamo ammazzarci brutalmente, vedo che stai guidando in modalità sbocco. Sì, l'ho messo in, diciamo, chiamiamo in prima persona, perché fino adesso ho messo la terza. Io non so giocare a questi giochi in prima persona, viene male. Versioni arcade, tanto quanto quando ci sono gli arcade o qualcosa riesco anche a portare a casa. In vabbè, qualunque posso altro capire gioco... che sei lì con il cabinato, col volante, c'hai cioè il cockpit, allora capisco. Però io console non riesco a giocare in prima persona, viene male. Sì, ma anche a me, ma ti ripeto, adesso giusto stiamo facendo questa cosa qua. Abbiamo fatto due volte gli stessi giri in terza con le due macchine. Mettiamolo in prima, così si fanno male anche i ragazzi da casa. Ah, ricordiamo che la versione Saturn non aveva lo specchietto retrovisore. Eh sì, per forza, non ce la faceva. Già grazie se riuscivamo a vedere quello che c'era davanti. E già grazie se riuscivi a vedere le trasparenze, perché sappiamo che il Saturn non riusciva a calcolare praticamente i poligoni o comunque le texture con una trasparenza. Dovevano... colmare sto problema con una specie di dithering, un puntinato. Glielo dovevano dire, gli dovevano telefonare e dire: senti, Sega Saturn, ascolta. Aveva tipo un retino puntinato che simulava le trasparenze. Comunque è bellissimo perché siccome il team che ha sviluppato questa cosa, poi che l'ha portata su Saturn, è stato la AM3 di Sega, qui praticamente ti dicono AM Research and Development Department 3, eccolo lì. Questo è tutto quanto il bellissimo nome del team interno di ricerca e sviluppo numero 3. Mi hanno detto chiamiamolo in una maniera simpatica. Sì. Comunque bellissime le cover sempre dei sì, giochi. Sì, non sei fastidioso. Dei giochi europei del Saturn che si scollavano, sto cartoncino con appiccicati pezzi di plastica. Come sei critico, sei estremamente critico. Io non lo critico. Perché loro volevano scimmiottare le costruzioni di plastica del Mega Drive, però invece hanno fatto una porcheria. Beh, ti ricordi come erano quelle del Saturn americano, che erano il doppio rispetto vabbè, a queste. Vabbè, ma quelle lì quantomeno erano delle jewel che si aprivano, erano ottime. Anche avevo apprezzato anche quelle giapponesi che erano delle jewel box da CD musicali. Sì. Non ste porcherie incredibili. Cioè, di tutti i giochi Saturn che ho, forse uno se ne salva, che non è spiccicato. Cosa fai, li tiri contro i muri? No, si scollano dopo un po', dopo 20 anni, dopo 30 anni, cavolo, sì, la colla muore a un certo punto. Beh, ricordiamo le cover dei giochi del Nintendo che ma c'è del cartongesso praticamente. Ovviamente con un riferimento, vediamo se ecco, a Toyota e a Lancia che ha fornito le licenze per le macchine incluse, giustamente. Grazie alla cooperazione di Toyota e Lancia, le automobili che appaiono in Sega Rally Championship sono le vere auto che partecipano al World Rally Championship. Beh, non credo che fosse così scontato per l'epoca avere licenze ufficiali, quindi che cosa hanno fatto? Hanno trovato un accordo e poi credo che forse il primo gioco è stato Sega Rally ad avere delle licenze ufficiali e da lì sono partiti poi le smanie per... avere poi licenze, perché hanno visto che la gente ovviamente apprezzava e questi dischi un po' così credo che ci abbiano ballato il tango, ci hanno ballato il tanga più che altro. Mamma mia. E no, comunque ora per noi italiani avere le licenze di due macchine italiane in un videogioco, cioè per me era fantascienza all'epoca, visto che noi italiani sempre snobbatissimi. Ma scusa, ma la Toyota mica italiana? No, parlo per la Lancia, non per la Toyota. La Toyota chi se ne frega. No, però avere una macchina italiana più, attenzione, la macchina segreta, la Lancia Stratos, licenziata, eccetera, eccetera, che andava talmente veloce che poi anche nella realtà l'hanno dovuta vietare nei rally perché la gente moriva male. Cioè, veramente per noi italiani è stata una roba, era fantastica. Io sfido chiunque, qualunque giocatore, ragazzino dell'epoca a non prendere, oddio c'è l'HF, la Lancia, eccetera, eccetera, prendo la Toyota. Ma Toyota che cosa? Ma Toyota dai. Esatto, no, creiamo un incidente internazionale. Comunque, vedo che stai performando bene. Sì, tutto sommato, sì, potevo fare molto meglio. In teoria, se arrivi decimo al 99%, dovresti arrivare primo nelle superiori. Tu ci hai giocato diciamo, molto in sala giochi? Sì, figurati, poi quando avevo su Saturn, ma figurati. Cioè,
Oltretutto il fatto di poterlo avere, anche se non è giusto dirlo, quasi un arcade perfect, anche se è stato riprogrammato come hai detto tu, eccetera eccetera. Cioè, ti ripeto, vedere una cosa del genere per l'epoca su una sala giochi, neanche la Play ti faceva vedere forse una cosa del genere. Beh, però c'era Ridge Racer su. Sì, su non ricordo Play. Quanto fosse Arcade Perfect Ridge Racer. No, abbastanza, perché comunque sai no che PlayStation rispetto a Saturn era molto più votata al 3D, quindi assolutamente. Le conversioni da sala dei giochi tridimensionali erano comunque generalmente fatte meglio. Sì, poi ovviamente qui parliamo di un gioco Sega, quindi giustamente chi meglio di Sega riesce a fare la conversione di un suo gioco per una sua console, certo. Quindi giustamente. Però i giochi Namco rivaleggiavano, Sì, no, beh, però sicuramente. Diciamo che anche c'era anche Virtua Fighter, aveva avuto i suoi problemi. Esatto. Era notevole, Virtua Fighter 2 su Sega Saturn, attenzione, non era, sai, fatto male o cose di questo tipo. No, Virtua Fighter 2 era veramente mamma fatto mia, bene. Cioè, una roba che da strabuzzare era gli fatto occhi. Benissimo. È ovvio, dall'altra parte tu avevi Tekken, che era più tamarro, era sì, ma lì sono proprio filosofie alla base della creazione di quei giochi, sì. Totalmente diverse, perché Tekken era spiccatamente arcade, ma proprio volutamente era proprio la sua essenza. Virtua Fighter era sì arcade, però era molto più tecnico, aveva bisogno di molta più dedizione per i tre tasti, pugno, sì. Calcio, parata. Sì. Su quello dovevi fare tutto. Sì. Quindi erano proprio modi di pensare il picchiaduro in quel caso totalmente diversi, ma lo sono poi continuati, è continuato così anche sì. I capitoli successivi. Io mi ricordo che c'era la diatriba fra Tekken 4, comunque Tekken 3 alla fine, e Virtua Fighter 4. Che c'era gente che diceva no, è meglio Tekken 4, no, è meglio Virtua Fighter, cioè non metti d'accordo. Sono giochi che due filosofie. Sì, no, sì, sì, si rivolgono a pubblici, no, che non si incontrano. Assolutamente no. Quindi ma va bene così, per dire. Ogni tipo di giocatore aveva il suo picchiaduro, come anche il suo gioco. Assolutamente, assolutamente. Vabbè, direi questo, che di nuovo ricordiamo che fa questo. Beh, vabbè, lo diciamo dopo, allora, sentiamo. La voglia di perdere mia, solo per sentire che hai perso, sì! Cioè proprio lo stesso commentatore che dice finalmente si ti togli dalle balle, esatto. hai perso. Bene, quindi sono rimasto abbastanza insoddisfatto della tua prestazione da videogiocatore. Però no, gioca tu, scusa, non ho capito. No, mi spavento. Mi spavento, e poi vomito e mi spavento. Ne hai sempre una, però. Mi spiace, ma io sono solo. Che cacchio. Io sono l'osservatore. L'osservatore. Io non posso intervenire. Uno ne voglio farlo. Vedi, osservatore. Oh. Sì. Va bene, saluto tutti voi, cari pazienti. Dal vostro Tokami, dal buon Maolino. Noi ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Thank You for Playing. Mi raccomando, non mancate. E comprate il libro. Siate clementi. E comprate ovviamente il bellissimo libro Thank You for Playing. Che non c'entra niente, si chiama allo stesso modo. Ma comunque, siccome noi siamo stupidi, ci piace mettere lo stesso nome a tutte cose. Esatto. Quindi stasera cosa mangiamo? Credo thank che you for playing. Ok. Vabbè. Un saluto. Ciao. Game on! Yeah! Ciao. Thank You for Playing con Dr. Game e Mauro.